Ti prego, amore, non lasciarmi, non abbandonarmi, non lasciarmi sola. Io ti perdono per tutte le malefatte che mi hai fatto, anzi, io ti salverò. Ma questo è amore o dipendenza affettiva? In una relazione di dipendenza affettiva troviamo un rapporto squilibrato, non di reciprocità, ma in cui c'è una persona che dona, dona, dona amore e un'altra che la riceve senza in realtà meritarlo. Il dipendente affettivo è spesso una persona che ha una scarsa autostima e che è terrorizzato dalla paura dell'abbandono. Ma quando questa paura è eccessiva, ci ritroviamo in delle relazioni che diventano di per sé malsane e tossiche e che ci fanno star male. Senza rendersene conto, il dipendente affettivo attrae a sé persone che prendono solamente e che in realtà sono coinvolte in relazioni di dipendenza con sostanze, gioco d'azzardo, internet, eccetera. Ecco alcuni segnali per capire se sei in una relazione di dipendenza affettiva. Se c'è mancanza di reciprocità nella comunicazione, e quindi, ad esempio, c'è sempre una persona che parla e l'altra che è sempre in silenzio. Oppure se all'interno della coppia manca una progettualità, a volere un figlio, a voler fare casa, a volersi sposare, è solo uno dei due partner. Se nella relazione ci sono delle regole rigide che di fatto impediscono la libertà personale, se nella coppia mancano spazi condivisi e quindi di fatto ognuno fa le cose da sé, oppure se manca una buona e soddisfacente vita sessuale. All'interno di una coppia così definita, la persona che in qualche modo cerca di salvare l'amore è sempre solo una ed è disposta a fare qualsiasi cosa, tende a colpevolizzarsi e assumi su di te tutte le colpe che invece non ti spettano. Non sono adeguata, avrei dovuto essere più comprensivo, avrei dovuto capire meglio, mi sarei dovuto impegnare di più in questa relazione, eccetera, eccetera. Ma la verità è che una relazione basata sulla non reciprocità non può funzionare. Fammi sapere come va la tua vita di coppia, lascia un tuo commento qui e iscriviti al canale YouTube Psicologia e Vita. Lascia anche un tuo commento sulla mia pagina Facebook e dal sito internet robertausilio.it iscriviti alla newsletter. Ciao!